Dispiace per l'Italia perché il Presidente Draghi in questo anno e mezzo ha dato autorevolezza al nostro Paese, ha definito con chiarezza che il collocamento internazionale europeista e nell'Alleanza Atlantica in un contesto difficile, c'è una guerra alle porte dell'Europa, c'è ancora una pandemia, c'è un'inflazione che sfiora il 10%, c'è una crisi sociale emergente e Draghi era una garanzia per tutti gli italiani, per le imprese, i lavoratori e i cittadini. Questo dispiace, la responsabilità politica è oggettiva. Da parte dei 5 Stelle, di Forza Italia e della Lega, dispiace anche per questo centrodestra di governo che con noi aveva condiviso questo percorso. Questo porta l'Italia a delle elezioni anticipate che sono molto pericolose e quindi noi saremo presenti perché cercheremo di dare una garanzia a tutte quelle persone che hanno voluto credere in un progetto liberale e riformista, ma soprattutto dobbiamo aiutare tante imprese, tanti lavoratori e tanto il territorio, soprattutto il nostro territorio, a fare in modo che le risorse stanziate a livello comunitario possano essere effettivamente essere erogate.